Salve a tutti ragazzi, benvenuti ma soprattutto bentornati su Fasi Channel. Oggi vi parlerò di bottiglie, ovvero queste bottiglie che si vedono molto più spesso rispetto a prima in commercio. Infatti se cerchiamo bottiglie in alluminio, bottiglie a BPA free su Amazon ne troviamo un'infinità. Ma allora quale scegliere? Allora adesso vi consiglio io quale scegliere, perché io da tanti anni la sto utilizzando, soprattutto bottiglie in alluminio, non tanto per il fatto dei BPA free ma per quanto le gradisco maggiormente e anche perché riescono a mantenere la temperatura del liquido per più tempo. Infatti soprattutto queste in alluminio mantengono l'acqua fredda o calda che sia per un lungo periodo. Visto che a me piace bere per esempio l'acqua fredda anche in inverno, le prediligo. Ma diciamo, da dove nasce questa necessità di avere delle bottiglie di alluminio piuttosto che delle bottiglie di plastica? Adesso si sta sensibilizzando molto la questione dell'inquinamento e della plastica nel mare, ma anche la plastica nei cibi. Infatti, perché il BPA, ovvero il biosfenolo, è presente in alcune plastiche con le quali vengono realizzati la maggior parte dei prodotti, tipo che ne so, i biberon o delle vecchie borracce o dei contenitori nel quale mettiamo il cibo, alla lunga nel tempo rilasciano queste piccole particelle che possono essere trasmesse al cibo che contiene, o ai liquidi in questo caso, e quindi noi alla lunga cominciamo ad assumerle, e quindi è come se mangiassimo o bevessimo parti di plastica. Ma quindi adesso si stanno vendendo moltissimo queste borracce che sono BPA free, e quindi in commercio ne troviamo tantissime. Ma quale scegliere? Allora adesso ve lo dico, però prima di farlo vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto. Allora, abbiamo diversi tipi di bottiglie. Questa qua per esempio è una bottiglia creata dalla Cressy Sub, che è una marca che voi conoscete soprattutto perché fanno le maschere per andare sott'acqua, tutti i prodotti per andare a mare quindi prodotti anche per sub, però hanno cominciato a produrre anche queste bottiglie che davvero non sono male. E qui abbiamo la bottiglia di plastica, ovviamente BPA free, che non è male, però ovviamente non mantiene la temperatura, quindi essendo anche un po' più cheap, più economica, nonostante abbia diverse caratteristiche che la farebbero prediligere rispetto alle altre di plastica, è comunque sempre di plastica, e quindi la temperatura si adatta a quella che vi è esternamente. Ma io mi soffermerei più che altro sulle bottiglie in alluminio, perché abbiamo due tipi di bottiglie di alluminio: alcune sono bottiglie di alluminio e basta, altre invece sono thermos. E io mi soffermerei più sull'acquisto di un thermos, perché oltre a svolgere la funzione di mantenere l'acqua o il liquido che ci mettiamo all'interno in maniera sana, lo fa mantenendone anche la temperatura per 12 quasi 24 ore a seconda della temperatura anche ambientale. Però esistono due tipi di, come abbiamo detto, di bottiglie: la bottiglia di alluminio e la bottiglia di alluminio, però che è anche thermos. Come facciamo a distinguerla? La distinguiamo dalla parete della bottiglia stessa, perché le bottiglie, ad esempio questa qua, non è una bottiglia in thermos, è semplicemente una bottiglia di alluminio, e lo sentiamo già semplicemente dal rumore che fa o dallo spessore, quindi delle pareti, perché il thermos ha un doppio spessore nella parete, in cui grazie al quale riesce a separare l'ambiente interno dall'ambiente esterno. Infatti se per esempio mettiamo un thermos nel frigorifero o un thermos sotto al sole, non acquisirà la temperatura ambientale, ma tenderà a mantenere la temperatura costante interna senza lasciarsi influenzare da quella esterna, cosa che invece non avviene con quelle in alluminio. Quelle in alluminio invece conviene metterla in frigorifero, proprio perché acquisisce la temperatura ambientale. Adesso vi faccio vedere magari da vicino la differenza. Allora, questa è la bottiglia di plastica che vi ho fatto vedere prima, e come potete vedere anche dalla scritta, vediamo se c'è, ecco, BPA free, quindi non vi è biosfenolo.
Vediamo com'è all'interno, magari è carina. C'è anche questa retina qualora volessimo mettere dentro tipo del tè oppure delle proteine, si può delle proteine in polvere, e si può utilizzare anche eventualmente come shaker. Poi ha anche questo simpatico beccuccio che si blocca in modo tale che non dovrebbero esserci versamenti se per esempio lo mettiamo in borsa o se lo riesco ad aprire, se lo mettiamo in borsa o altrove. Ecco, c'è anche questa guarnizione in gomma che dovrebbe tappare il buchetto qui. Questa è carina, poi vi lascio il link in descrizione qualora vi dovesse piacere. L'unica cosa che non mi convince è questo laccetto, che anche se è rimovibile eventualmente si può togliere, perché una volta che noi andiamo a riempire la bottiglia questo si bagna e quindi ci bagnerà anche le varie cose che ci sono in borsa. Questa qua invece è una bottiglia semplicemente in alluminio e all'interno diciamo non vi è il doppio strato. Si sente già dal rumore, sentite? Il rumore è abbastanza diciamo vuoto. E un'altra cosa che non mi piace di questo, per quanto sia comunque più interessante questo tappo con la parte superiore in legno tipo di bambù, che l'avvitamento, guardate, è come se facesse un po' attrito, perché è alluminio su alluminio, quindi fa un po' attrito quando lo andiamo ad avvitare nella filettatura, e quindi diciamo non tanto mi convince. Al contrario invece, quello che vi consiglierei io di acquistare, anche perché costerà su circa 12-13 euro, massimo 15 dai, questa della Crazy Soup, però in realtà ve ne sono altre anche più economiche, tipo questa questa che è da un litro, è della Umi, che è un brand che produce varie cose in collaborazione proprio con Amazon, e mi piace molto. Questo è un thermos da un litro, però questo invece è un altro thermos bottiglia da mezzo litro, che è più pratica da portare sempre in borsa, magari nello zaino. E la differenza qual è? È che praticamente il tappo internamente, come potete vedere, è in plastica, ovviamente sempre BPA free, quando si andrà ad avvitare la filettatura esterna della bottiglia, sentite, non effettua molto attrito nell'avvitamento nella filettatura, e quindi lo preferisco. All'interno, guardate, questo è da come si fa a verificare se è un thermos oppure no, basterà semplicemente sentire il rumore. Sentite come è molto più cupo rispetto a questo, ve lo faccio risentire. Sentite? Questo qua fa un rumore più cupo, più pieno, è perché ha un doppio strato qui sotto, internamente ed esternamente, ha un doppio strato che consente alle due temperature di non unirsi tra esse. C'ho anche quest'altro modello, sempre della Umi, che è sempre thermos, e questo anche è interessante perché oltre ad avere il tappo, come vi dicevo, in plastica internamente e la filettatura esterna in alluminio, quindi non ha attrito, ha anche questo ulteriore tappo interno che consente di utilizzarlo come thermos, quindi se noi vogliamo mettere all'interno una bevanda calda. Vediamo se riesco a farvelo vedere, ci sono delle zone zigrinate, vedete questa parte qua è come se fosse tipo un po' bucata, e consente, se riesco a mettere a fuoco, consente praticamente di poter versare in maniera più ponderata il liquido caldo e non farlo cadere diciamo in massa, così. Ok, questo sentiamo sempre che c'è il rumore più cupo, ok? Quindi ragazzi, io vi ho detto la mia, voi fatemi sapere la vostra magari sotto nei commenti. In descrizione vi lascio il link magari di qualche bottiglia particolare che mi piace di più, che reputo conveniente, e oltre a scrivervi questo vi lascio anche l'indirizzo del mio canale Telegram Personal Digital Shopper, nel quale vi proporrò giornalmente sempre dei prodotti ad un buon prezzo, prodotti validi, prodotti che reputo validi ad un buon prezzo, e magari
anche con dei codici sconto, quindi approfittatene e dateci sempre un'occhiata. Io vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine, vi invito a lasciarmi un like qualora questo video vi sia piaciuto e vi invito anche a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto. Grazie e al prossimo video, ciao!